Inizio disco 3, così ci viene introdotto l'inizio del terzo disco di Final Fantasy IX, con solo Daga, o Garnet in realtà, il suo vero nome, come protagonista. Quindi andiamo a caricare assolutamente dopo i casini avvenuti a Difa e alla morte della regina Brane. Quindi, il prossimo passaggio è quello di Garnet, nuova principessa di Alexandria. E è inevitabile. Oh, guardate che meraviglia. Beatrix Steiner, che avevamo lasciato proprio al castello, e il dottor Totto. E una Garnet, come vedete, un po' triste, eh? Principessa, siamo arrivati al castello. Dottor Totto, tra poco non la potrete più chiamare principessa. Oh, è vero. Dopo l'incoronazione la dovrò chiamare Sua Maestà la Regina. A proposito, devo dare le disposizioni per la cerimonia. Beatrix Steiner, mi aiutate? Agli ordini. Ormai Beatrix è super buona, ancora da farsi perdonare un po' di casini. Prego, principessa, fate attenzione al gradino. Del resto era il suo amore cieco per la regina Brane, ha fatto fare delle cose. Grande Amaranth che ha ricominciato il gioco, grazie a me. Dottor Totto? Principessa, capisco che c'è tanta paura nel vostro cuore, ma abbiate fiducia in voi stessa. Io sarò sempre al vostro fianco. Vabbè, avere Totto di fianco. Steiner. Che è arrivato a fidarsi di Gidan l'ultima volta, quando si è trattato di salvare... Mancano solo 3 giorni all'incoronazione. Che grande emozione. Certo, sarebbe anche bello se non ci fosse Kuja ancora in giro con il suo drago argentato. Hola Gidan, quanto tempo! Te trovo un poco deprimido. Che ti prendi, amico? Ti ha mollato la ragazza? Stai diventando regina, sapete com'è? Mi sa che gli hai proprio torto le parole de bocca. Gidan innamorato non l'avevo mai visto. Cambiando discorso. Carmen, non avevi detto che stavi a preparare un teatrino? Caramba che sì! Ho lavorato come una loca, ma è venuto bene. Perché non andiamo a vederla tutti insieme? Ya! Muy bien, vamos! Gidan, tu non vienes? Va bene, non importa. Vieni più tardi, si te va. Bien, vamos, chicos! Gidan non l'ha presa benissimo questa cosa. Che la sua amata principessa diventerà regina e non ci sarà più tempo per lui, forse. Ehi, di qua! Carmen, con sto teatro... Oh! Ops, scusa! Vivi, che fai qui? Ciao! Non ci vediamo dal giorno del seminterrato nel castello. Come te la passi, amico? Sono successe tante cose, però sto bene. E tu che hai fatto? Io, dopo che vi ho aiutato a fuggire, ho incontrato Steiner, Freya e poi poi anche la Shogun di Alexandria. Come si chiama? Beatrix. Sì, Beatrix. Erano proprio ridotti male. Io e Marcus li abbiamo aiutati a fuggire dal castello. Non è stata un'impresa facile. Vero, Marcus? Compare, andiamo subito. Quella, Carmen, si arrabbia. Hai ragione. E poi chi la sente? Con permesso, Vivi. Cappellino a posto e Vivi sempre. Attenzione, controlliamo proprio lui, il maghetto. Vediamo se c'è ancora la lettera del tizio che voleva andare ad Alexandria. C'è una lettera infilata fra le palanche della porta. Sì, ancora il viaggio verso Limblum per vendere scarabuli imbalsamati. Chissà se si è poi mai concretizzato. Non entriamo. Sospiro di regina sempre a metà prezzo, insomma non è cambiato neanche il cocktail in offerta. Andiamo verso la piazza. Andiamo verso la piazza, che insomma è... Oh, evento in tempo reale, così ci vediamo un po'. È enorme. Vediamo cosa stanno facendo gli altri. Eiko in visita ad Alexandria dopo che per la prima volta nella sua vita
ha lasciato il villaggio degli sciamani, di Madain Sari. Wow, che casa gigante! Beh, io mi faccio un giretto dentro. Viva la pappa! Eh? Grandi cuochi. Adoro il fatto che abbiano i buchi per gli occhi nel cappello. Che profumino! Hai fame, vero? Cuoco frittello. Sì. Ma tanta fame, vero? Sì. Ma tanta, tanta fame, vero? Quindi, le offriamo del cibo? Poverina! Ah, così. Povera, povera Eiko. Vabbè, Alexandria. Non è un posto dove ti viene offerto del cibo. Questa cosa la possiamo dare per assodata. Mi preoccupa la nuova sovrana. Mi sembra un po' troppo giovane. Non era meglio fare regina Beatrix? Beh, adesso. Sono io la regina. Sono io che comando. Ma che vuol dire comandare? Attenzione, ragazzi, eh. Ora dobbiamo parlare con loro. Oh, la nonna di Alia. Che lavoro, che lavorone filare il vestito per Ealia. E come sempre, l'altra volta con lo spettacolo, arrivava il vecchietto, suo marito. Ma Vivi non sviene più. Ricordate che Vivi guardando quel tappeto era caduto. Ippo, livello 1, non mi piace correre. Perché livello 1? Perché parlando con la mamma di Ippo, quello che insomma ci aveva regalato le sue carte all'inizio del gioco. Mio figlio gioca sempre e solo a carte. Se non fa un po' di sport, diventa un ippopotamo. Signora, suo figlio è un ippopotamo. Non so se si è accorta di questo dettaglio. Faresti una corsa con Ippo? Ok. A correre allora. Come si fa a far salire di livello Ippo? Si fa una gara, premendo quadrato e cerchio uno dopo l'altro. Al via. Quindi ora prepariamoci, pronti? Premendo come dei forsennati due tasti, come vedete, c'è Vivi che corre e sfreccia. Più è il gap tra voi e Ippo, vedete, più livelli saliranno, diciamo. Ora, quello che dobbiamo fare è continuare a correre fino a che non arriviamo ad Ippo livello 80. Se gli parliamo è 5, quindi insomma, dobbiamo correre ancora un po'. Facciamolo. Pronti? Fino al livello 80. Continuare a gareggiare, gareggiare, gareggiare e vincere finché non arriva a livello 80. Perché ovviamente ci saranno dei premi e quindi ogni tot livelli che faremo con Ippo ci verranno regalati proprio dei premi. Pronti? A correre allora! Via! Posti di partenza. Pronti? Via! Sarà divertente ma molto relativo. Anche perché questo minigioco va finito ora. Non è possibile dire lo facciamo poi, perché dopo che lasceremo Alexandria, Ippo smetterà di correre. Carta vuotanca. Aspetta, non corriamo. 10, ok, 5 livelli. Non sarà sempre 10 livelli alla volta, attenzione. Vai. Ai posti di partenza. Pronti? Via! E se... Ultima gara. È stato un buon allenamento per Ippo. Ti meriti un regalo. Piede veloce. Wow. Uff. Portando Ippo a livello 80. Diamo un'ordinatina. Gli oggetti. Abbiamo il piede veloce. Faccio sempre quello che dice la mamma. Io un ruffiano e tu no? Ippo. In effetti, noi abbiamo sempre fatto quello che lei ci diceva, quindi gareggiare. Siamo un po' ruffiani tutti. Abbiamo tra l'altro, dalla fine del disco 2, anche l'orecchino Demodè. Oggetto sciamanico ereditato da Eiko. Reca un'incisione. Ammonimento di Ale. Questo Ale
non è un certo Alessandro, ma capiremo, cosa preziosa di Eiko, capiremo da chi ci stanno ammonendo. Allora, intanto vediamo se, dato che abbiamo comunque vivi... Ora, il piede veloce ovviamente è una rarità che si può ottenere solo qua, in questo modo, e ok, siamo a posto, madonna. E che ha un valore in quel punteggio che vi dicevo, che vi ho detto in altre puntate, di quando cerchiamo di raccogliere oggetti, aprire scrigni, insomma... Il punteggio dei tesori, che presto avrà un suo senso, quindi... Mi raccomando, continuate, se state seguendo questa serie, state cercando di finire il gioco al 100% raccogliendo gli oggetti, eccetera, continuate a farlo, perché avrà un senso il fatto di farlo, ma manca ancora un po' per scoprirlo. Per fortuna la regina è una donna, gli uomini non servono a niente. Vabbè, la vecchietta stoica, super caustica. Qua non si può uscire. È pericoloso uscire dalla città da solo. Ok, quindi niente. Solita guerra di Limblum, vi ricordate, abbiamo risposto anche a una domanda di Ragtime Rat 1389. Non si fa viva. Si sarà dimenticata di me? Nicolai aspetta qualcuno. E questa ragazza chi aspetta? Quando ha deciso di farmi aspettare questo giovanotto? Ecco, Michelle e Nicolai sono la prova che bisognerebbe parlarsi un po' più spesso. Pozione, questa mi sa che ce la siamo lasciata qua dal disco 1, eh. Vabbè, l'importante sono gli oggetti importanti. Lasciamo Eali e il bimbo correre. Proseguiamo. L'annunciatore. Quando non ci sono le fiere o le sagre, non ho molti clienti. Se ti viene in mente qualche attrazione per i turisti, dimmelo, che suono, gli suona la trombetta. Pah, grande. Da bambina anch'io sarò bella come la principessa. Sciurotto. Dice che le manca poco, ma secondo me mia moglie non lo finisce più il vestito per Ealia. Pure voltare la testa quando si aspetta qualcuno, esatto. Bentornato Copernico. È un bel modo, è un bel modo. Gidan è incazzato, ragazzi. Molto incazzato. Neanche Vivi, poverino. Cioè, vi rendete conto? Va a parlargli, ma Gidan non se lo caga. Gli brucia che... Conosci quello seduto lì? I suoi amici sono andati al teatrino. Il teatrino l'ha fondato Carmen, con l'ex padrone di questa taverna. Padron Ashuri, ve lo ricordo. Oh, Dante dell'insegna! Ma lei è sopravvissuto all'attacco di Alexander del disco 1. Davvero interessante lo spettacolo di ieri. È valsa la pena montare tutte le insegne nel borgo. Va bene, Dante è fiero del suo lavoro. Niente, Gidan, ragazzi, non... Non. Gidan, non. Oh, vediamo chi c'è invece. Quanto tempo è? Quelle due P mi hanno fatto subito capire come leggere questo ETR. Quanto tempo è? Ecco, po' due puddu, ma... Po' due puddu, eh? Dove sei stato tutto questo tempo? Cosa hai fatto tutto questo tempo? Piddu, poddu, puddu e piddu, ovviamente. Allenato mi sono. Allenato ti sei. Sì, capito mi avete. E dove, dove? E quando, quando? Ecco. Forse non è vero. Forse non è vero, però fantastico. Nuovo fratello. Ho la fissa per le carte, sono in cerca di sfidanti. Guarda, non perderò tempo con te, in realtà, caro mio. Le carte sono una di quelle cose che davvero in Final Fantasy IX puoi aspettare di fare all'ultimo. Buongiorno, Doug. Doug, tu mi vendi sempre un po' della roba inutile. Guarda, tanto che siamo molto ricchi, prendiamo una decina di panacee proprio per non lasciare asciutto il povero Doug. Uno dei negozi. Piddu che era la sagra di Lindblom, esattamente. Alto nel cielo o Artemisio? Partiamo con Artemisio. Partiamo con Artemisio. Guardalo, il Moguri violaceo e tigrato. Anzi, zebrato più probabilmente, insomma, o le strisce. Un Moguri particolare. Steelskin, tutti qua, eh, tutti qua.
Scusa il ritardo. Ehi, Steelskin, quanto tempo è passato? Artemisio, come stai? Ho sentito parlare di te durante i miei viaggi. Ti stai dando da fare nella consegna della corrispondenza? Certo, certo. Artemisio fa un po' il nostro lavoro, ecco, è quello che porta le lettere ai Moguri. Sicuro? Hai consegnato tutte le lettere che ho affidato ai Moguri? Ecco chi le consegnava, quindi. Era Artemisio. Questa cosa non me la ricordavo. Sì, Skillskin. Quante lettere erano? 6, vero? Sì, infatti. Grande. Ecco, questa cosa... se non consegnavamo tutte le lettere... Cioè, se non leggevamo tutte le lettere dei vari Moguri targate Steelskin... avremmo perso dei punti, diciamo, sempre nella solita cosa puntifera, e Steelskin quasi sarebbe arrabbiato, perché avremmo mancato una lettera da leggere, ad esempio, tipo quella di Pinnacle Rocks, che molti si perdono. Quindi erano 6, le abbiamo lette tutte. Come vedete, Steelskin non si è incazzato. Alto nel cielo, questo invece è molto probabilmente, esatto, più legato alla trama. Gidan è proprio tonto. Che peccato. Eppure ne ha avute di donne. Ma non l'ha mai presa così sul serio, eh. Può prenderla sul serio quanto vuole, ma secondo me la regina non ci sta. Questo è poco ma sicuro. Ormai l'avrà capito anche lui. Perciò soffre in silenzio. Poveraccen. Ma se non supera questa storia non si riprende più. Deve farsi forza e con le sue ali volare alto nel cielo. Blank, poetico, improvvisamente... improvvisa poesia. Nobili, credete che vivrà meglio quando Gavnez sarà regina? Sì, vivrà meglio. Certo che sì, perché era meglio Brane. Anch'io sono sicura che Gavnez sarà una sovrana meravigliosa. Perché avrei dovuto rispondere Garnet, cioè Brane, ma poi vivi. Siete venuto anche voi a salutare la nuova regina? Ebbene sì. Lei. Con Brane sono successe tante cose strane, ma sono stati bei tempi. Amava molto la regina, per questo le ho portato una ghirlanda di fiori alla tomba. Ah, è stata lei! Wow. Cioè, Final Fantasy IX mi tira fuori delle cose ogni volta. Ah, vabbè, i tre valorosi, quindicesima guerra. Andiamo nel negozio. Che magari ora è aperto, eh. Vi ricordo che non potevamo forgiare all'inizio di Final Fantasy IX. Oggi sono aperto al pubblico. Oh! Organix Explode, Runthuth, Angel Bless, presa. Angel Bless, t-shirt le abbiamo già, spolverino le abbiamo già equipaggiati, anche se qua ne segna uno, idem il marsupio, moonboot, cerchietto, anello coral, foulard, scarpe rosse, pettinino, cinturone, l'anello Madain lo abbiamo, spira di gnomo 2 vanno bene, il fermaglio lo abbiamo, l'anello reflex comunque l'avevamo fatto, la cavigliera secondo me l'avevamo già. Quindi io aspetterei. Scarpe rosse, piuma Fenix per gli zoccoli, ma pure questi li abbiamo equipaggiati. Cintura nera l'avevamo fatta con l'Akimaki, le perle rosse idem. Attenzione a non cadere in inganno, perché molte di queste cose le avevamo già. Solo che le hanno equipaggiate gli altri personaggi. Bisogna aspettare di togliergliele tutte e poi fare un giro in queste forge. Vivi di parte perché senza Brane crei posti di lavoro maghine. Esatto, esatto. Questi tre qua sono davvero strani. Ah, però l'armiere ci vende un po' di cose. Allora aspetta. Daga di Mithril, Flacius e Copernico L. Quark che si abbona e Ezio Greggio urla leveline. Grazie mille Copernico. Ogni abbonamento, anche il più piccolo, è fondamentale in realtà per poter far crescere un sacco il canale. Anche perché, come dico sempre, e qui compriamo delle unghie di gatto così... non è tanto il fatto di poter avere degli abbonati quanto il fatto di far notare ai signori di Twitch che il mio canale sta crescendo per poter attivare poi sponsor, cose, insomma. Quindi veramente vi ringrazio e ti ringrazio Copernico. Copernico lo conosco, quindi grazie. Tanto i tuoi soldi andranno comunque al signor Bezos, Copernico, perché... quindi utilizzi un po' del tuo Prime per supportare il mio canale. Ma alla fine chi è che si arricchisce è sempre il signor Bezos. Prendiamo anche un magibracciale, che almeno... Ok, la Kimaki qua ce l'abbiamo. Vabbè, allora possiamo andare anche un po' a esagerare, forse. Il modorato.
Ora, tra l'altro... corsa letto, ammazza, ma... Ah, si sta esagerando. Ora, tra l'altro, ti ricordo, Copernico, che tu puoi fare questo. Cioè, puoi utilizzare anche l'emoticon uomo CH, lettera maiuscola, V, veline, per poter far urlare Ezio Greggio. E puoi usarla dove vuoi, andare sui canali tuoi preferiti e spammare Ezio Greggio che urla le veline. Io ve lo dico, dovreste sfruttare anche voi il Prime. Tanto tempo era che non vedevo i miei fratelli, solo per poter avere Ezio Greggio. Bello è avere dei fratelli così. Ci assomigliamo, ma diversi di carattere siamo. Capito, mi hai? Va bene, sono un po' incazzati. Torno di qua, dallo sciurotto, perché a questo punto io forgio un'altra... Angel Bless. E anche un'altra Rune Tooth. Perché noi ne abbiamo due, perché poi queste armi potrebbero venirci chieste per altre forge. Quindi torno di qua e un paio di daghe di mitri le prendo. Sono un po' spendaccione. Questo potere mi spaventa, esatto, Copernico. È il potere di Ezio Greggio. È anche una U, una splendida U vicino al tuo nome ora, la U di uomo. Dov'è Tommino? Sempre a correre dietro al gatto. Il gatto che abbiamo visto, però... Spariamo questa parte. Ma Vivi si esplora Alexandria come non mai. Credo sia l'unico personaggio di Final Fantasy IX, forse anche più della regina, probabilmente, cioè della principessa, che si esplora così tanto Alexandria. Ecco, un po' di guild potrebbero servirci. Perché nemmeno Gidan, credo che va in questi posti dove... La barca che va al castello è fuori uso. Direi che... Ok. Questo potrebbe essere forse un leggerissimo errore di traduzione, perché più che fuori uso credo sia un modo per dire... Cioè, in originale credo sia... è inutilizzabile, nel senso che io sono un bambino di merda, per di più con l'aspetto di un mostro. Quindi, insomma, non possiamo andare a castello, usandola. Oh, gli abitanti di Dali, capo village. Come sarebbe a dire? Abbiamo prenotato 3 notti per 100 guil. No, ecco, vedete, sono 100 guil a notte. Ma mi avete detto 100 guil per 3 notti? Dai, basta. Paga 300 guil e andiamo a dormire. Il fatto è che questa settimana i prezzi sono cambiati per l'incoronazione, quindi sono 120 guil a notte. Cosa? Mi prende per scemo? Quanto grida mio padre. Mi fa morire di vergogna. Non grida tanto. Sei gentile a dire così. Avevo voglia di dire grida tanto, perché capo ce ne ha combinate di tutti i colori, ma... Cazzo, cioè, 120 guil la notte, c'ha ragione pure lui, poveraccio. Che situazione sgradevole. Non c'è più religione. Anche questa cosa, fra l'altro, del fatto che... Passo attraverso la persone... Papà, non ti arrendere! Oh, grande il figlio! Io però voglio parlare col tizio del... Non posso parlargli, vedete. Passo attraverso le persone, ma non posso parlare col bancone. 120 guild, dai ragazzi, siamo anche noi dalla parte di capo, Adesso va bene tutto, viene l'incoronazione. Vista di Alexandria? Ma sì, qualche secondo... Della bella piazza di Alexandria, guardate che meraviglia. Nonostante gli si sia abbattuto contro la nostra nave nel disco 1. Yeps. Andiamo giù. Verso il teatrino. Ma non è ancora momento di entrarci. Non so per cosa inorridire di più, se per quel mostro orrendo al bancone, per il fatto che gli abitanti di Dali siano ancora a piede libero, esatto. Poi dopo Brane che è caduta... No, poi vi parlo, ora ce ne andiamo. Che poi è un pesce quello del bancone, eh? Quindi respira fuori dall'acqua. Il mio amico è sparito di nuovo. So dov'è, ma purtroppo non posso recuperarlo. Ok, il comitato fondi per Lindblom. Ringraziamo per le laute donazioni. Lindblom verrà ricostruito. La pace e la prosperità torneranno nel regno. Figata, figata. Qua c'è la casa, l'avevamo derubato. Credo non ci sia più niente da raccogliere, ma...
Ciao, dove sei stato tutto questo tempo? E Alia, ma davvero ti ricordavi di me? Buonasera, Legunsacco, bentornato. Bentornato, bentornato, che arriva sempre con l'urlo di Zagor, con il potente Ayak. Io lo leggo così, Ayak, un po' gracchiante. Lì ci sono i Moguri, ora andiamo a salutarli. Non so che preparare per la cerimonia dell'incoronazione. Dov'è finita quella cuoca eccezionale che era venuta per il compleanno di Garnet? Lo sappiamo bene dov'è finita. Ho fatto il marinaio una vita, ma credo di potermela cavare anche in idrovolante. Cide ne ha realizzato uno che vola senza nebbia. Chissà se mi farà fare un giro. Quindi sono completati i lavori per il nuovo idrovolante, così pare. Lo scopriremo, Ciderà. Conosci la moglie di Cid? No. La moglie di Cid è famosa per il suo forte temperamento. E se la conosco? Ah, sì. Ah, vabbè. Era solo per farsi i cazzi della moglie di Cid. Che sappiamo ha lasciato Cid per un tradimento e non perché è stata rapita. Guardate che meraviglia! Steelskin, hai da venderci? Piuma Fenix, Mega Pozione, Elisir, 777 guild. Ottimo, ottimo affare. Grazie, con questi ci farò un altro viaggetto. Pensavo di farmi un altro viaggetto appena si dissolve un po' la nebbia. Dopo, grazie al nostro aver ucciso, distrutto l'albero di Ifa. Sono Artemisio, il postino del Mogunet. Come? Perché non consegno come si deve le lettere? Beh, questo non te lo posso dire. Sì, in effetti, quando leggevamo le lettere di Artemisio erano tutte o distrutte o bagnate, insomma, rovinatissime. Cupò, abbiamo una lettera per te. Esatto, abbiamo chiuso il cerchio, guardate che meraviglia. Una lettera dal fratellino Moguri. Cupò, ma dove era finito? Non lo sa, non lo sa che ero preoccupato? Mittente Cuppo, destinatario Cupò. Caro Cupò, fossi il Rue, fantastico. Pensa che ogni giorno giochiamo a nascondino. Ho capito qual è la cosa più importante nella vita. Godersela! Grande. Meno male che il fratellino Moguri sta bene, ma come al solito non pensa mai alle cose serie. Hai una letterina da darci? Artemiso mi ha consegnato una lettera che viene da molto lontano. Leggiamola insieme. Ah, è vero che era arrivato con la letterina. Madonna, se fanno un remake di questo gioco, voglio che il Mogunet diventi una roba meravigliosa. Moliscia, caro Cupò, noi Moguri dobbiamo prenderci cura del nostro corpo, lo sai? Perciò anch'io uso quella cosa preziosa. Tuttavia bisogna usarla con parsimonia, perché non è mica facile trovarla. Moliscia. Moliscia. È una lettera di Moliscia, la Moguri più bella del mondo! Come sono felice! Del mondo? Wow, vorrei uno spaccato della società Moguri. Niente lettere. Vivi tesoriere del gruppo con le mani bucate, sì, esatto. Attenzione perché qua, ragazzi, se tutto va come deve andare, dovrebbe esserci un segreto. C'è una corda, la tiro. Ragazzi, mentre Hippo si allenava, ha nascosto probabilmente altre carte, ma noi, come sempre, gliele inculiamo. E questa volta sono carta Shiva e carta Lamu. Due delle carte preferite di Hippo, ma noi siamo dei ladri, oltre che mani bucate. Più di Gidan, che ricordiamo che ci stiamo accorgendo che in Final Fantasy IX è più l'altra gente che ruba più che noi. Noi inteso come Gidan. Salviamo perché un salvataggino fa comunque bene, anche perché abbiamo corso come dei dannati per far dimagrire Hippo. E ora possiamo andare al teatrino. Però guardate la meraviglia, dei vecchi Final Fantasy, quando veramente in un'ora di gioco praticamente facevi tutto tranne che la trama principale, ma non erano delle quest ripetute all'infinito, tutte uguali. Blancone, come faccio a non far incavolare Carmen? Blanc ci sa, vuole provarci con Carmen? Ehi, Vivi, volevo chiederti un favore. Cosa? Vieni con noi a guardare lo spettacolo di Carmen? Beh, stavo già scendendo in realtà. Sì, mi piace il teatro. Va bene, non c'è bisogno di fare altri giri. Abbiamo preso tutto quello che dovevamo. Questa, ovviamente, è la classica domanda. Se rispondiamo no, abbiamo tempo per esplorare. Se rispondiamo di sì, abbiamo perso i tesori, perlomeno per adesso. Grazie, sei un amico. Scendi le scale qui dietro. Vai avanti tu. Lo stavo già facendo, Blank. Di sotto c'è il teatrino di Carmen. Lo sapevo. Ma compare. Mi pare che tra Carmen e il compare non scorra buon sangue. Allora è chiaro che si innamoreranno, è la legge. Carmen, mi aspettavo un po' più di visitatori. Blank, sai che non me gustan las personas impuntuales? Ma quanto mi volevi far aspettare? Eh?
E tu chi sei? Come sei strano, Chico. Lei non l'ha mai visto, in effetti. Oh, ciao, Vivi. È su un amico tuo, Cina? Ciao, signor Cina. Che mi chiami signore? Oh, te mi vedi così, ma io son Pischello. Che simpatico. Sei davvero carino. Mira sullo spettacolo pure tu? Sì. Muy bien, me estás ancora più simpatico. Comincia subito, mettiti seduto donde più te gusta. E Vivi, ovviamente, da buon maghetto, in un angolo, per far sì che nessuno possa parlargli. E ci siamo solo noi, praticamente. Compare, mi sa che si è dimenticata di te. Tutte uguali le donne. Blank. Blank, poi te devo hablar. Non si era dimenticata. Mo le pigli. Lasciamo Vivi a godersi lo spettacolo. Oh, torniamo a Castello. Castello. Steiner. Comandi. Senti, vorrei vedere Gidan. Gli devo parlare. Principessa, non è il momento adatto. E poi appartenete a due mondi differenti. Steiner. Però un po' di empatia sta uscendo. Oi, cosa si vocifera qui? Su, principessa, è ora di indossare l'abito della cerimonia. Beatrix, aiutate la principessa a cambiarsi. Signor sì. Tenete queste. Pronti? Opale! Topazio! Ametista! Ragazzi, tre nuove invocazioni. Sono le gemme che contengono i poteri che dimoravano in voi e che la regina vi sottrasse. Sono spiacente di avervi rammentato questa triste storia. Vabbè, però almeno ce l'hai ridati. Not bad. A Totto è l'uomo più lento del mondo. Steiner? Nutrite interesse nel vedere la principessa che si cambia? No, sì, cioè... con permesso. Steiner. Sì, abbiamo capito. Sei fedele, vattene. Beatrix, vorrei vedere Gidan. Credete sia possibile? Consiglierei di farlo in un altro momento. Dite tutti la stessa cosa. Principessa, vogliate scusarmi? Ha ragione anche un po' Beatrix, dai, cioè per una volta. Fai l'incoronazione, poi te lo vai a salutare. Eccola qua. Piccola Eiko, non abituata alle case giganti. Ora che Daga diventa regina, potrò conquistare il mio Gidan. Userò una tecnica infallibile. Scriverò una lettera d'amore. Ragazzi, preparatevi a uno dei momenti migliori di Final Fantasy IX. Devo trovare delle parole strizzacuori. Alexandrox, bentornato, allo. Forse la corona è un peso troppo grande per la mia principessa. E poi il popolo si aspetta molto da lei. Siamo arrivati a un momento d'amore, Alexandrox, eh? Ecco, questo signore è quello che fa per me. Senti, signore molto intelligente. Oh, perché dici che sono intelligente? Beh, si vede. Io me ne intendo. E da dove si vede? Spiegami. Blandire Totto è una grande arma, Eiko, brava. Per esempio, da quella barba da intellettuale. E dal cappello da letterato. E dal naso da professore. Insomma, si vede lontano un miglio che sei intelligentissimo. Oh, sono senza parole. E poi, scommetto che sei anche bravo a scrivere lettere. Come sei perspicace, un tempo mi mantenevo agli studi scrivendo epistole. Fantastico. Vorrei un gioco solo su Totto, sulla vita di Totto. Allora mi aiuti a scrivere una lettera, per favore. Una lettera? Con piacere. Affare fatto, seguimi. Totto, dove ti stai cacciando? Il corno che ha quella ragazzina in testa. Quel corno. Sciamani, Totto. Ne ho visto davvero tante nella mia vita.
E qui voglio ancora di più un gioco su Totto. Ma quello che successe quel giorno non posso dimenticarlo. Il giorno seguente ad un tifone attraccò al porto una barchetta con a bordo una mamma e la figlia. La madre era ormai deceduta, ma la bambina respirava ancora. Quando la guardai, mi prese un colpo. Il viso della bimba era identico a quello della principessa Garnet, che era morta da poco. Ma lo stupore fu maggiore quando mi accorsi che aveva un corno in testa. Un grande enigma. Da dove arrivava quella bambina? Il re ordinò di toglierle il corno, ma la bambina pianse, pianse. Il re e Brane decisero allora di crescerla come fosse Garnet. Ora di fronte a me è un'altra bambina con un corno in testa. Chi è? Cosa c'entra con Garnet? Quadratura del porto di Alexandria. Che fai? Dai su, scrivimi la lettera. Oh sì, certo. Vai, Totto. Lettera d'amore per far innamorare Gidan. Love is in the air, Alexandriox. Principessa, siete bellissima. Beh, fa la sua figura, diciamolo. Con l'abitone. Grazie. Beatrix, voglio confidarti un segreto. Comandi. Io non sono la figlia di Brane. Ah, principessa. L'ho saputo poco fa dal dottor Totto. Ma questo non cambia niente. Io vi ho giurato fedeltà in passato e ve la giuro ancora oggi e per sempre. Beatrix, vabbè, ti fai perdonare, eh? Oh, Beatrix. Grazie di cuore. Sì, anche a me è abbastanza inquietato da sempre questa cosa che gli abbiano tolto il corno. Certo, l'hanno salvata da una vita probabilmente da mutante Marvel che vive nelle fogne perché ha un corno. Anche se devo dire che il mondo di Final Fantasy IX è talmente variegato. Ecco fatto. Quando leggerà questa lettera, Gidan cadrà ai miei piedi. Grazie, signore. Oh, prego, bambina. Guarda che io un nome ce l'ho, mi chiamo Eiko. Vengo da Madain Sari, lo conosci? Ora devo andare. Ciao, mi piace che il Moguri sia lì a farsi i cazzi loro. È tutto. Madain Sari? Ma è il mitologico villaggio degli sciamani. Credevo si trattasse di una vecchia leggenda. Che mistero. Vabbè, tutto. Mira due puntini, magari. Puoi anche farlo, eh. Ah, che bello esplorare un po' con Eiko. Tu! Monshu! Niente lettere? Ah, niente, proprio triste. Un giorno mi dovrai spiegare... Capirai, Totto. Gina non è qui, è nel borgo. Ah, quindi non si può esplorare, maledetta. Sempre nel borgo. Va bene. Andiamo verso il borgo. Quindi di qua. E poi usciamo dal castello. Devo consegnare subito la lettera a Gidan. Dove sarà finito? Beh, nel borgo, l'hai detto tu fino adesso. Boom! Uah! Ehi, tirami giù! Stai bene, ah! Stavo meglio prima. Scusa, sei spuntata all'improvviso, non ti ho vista. Ma da quell'altezza non ce la faccio a tirarti giù, eh? Cosa ridi, brutto ciccione? Questo gioco è pieno di body shaming. Ah, è caduta la lettera. Se non riesci a tirarmi giù, fammi almeno un piacere. Da questa lettera a un bel ragazzo che si chiama Gidan. Va bene? Devo solo darla a Gidan. Tranquilla, ci penso io, eh? E va. Cioè, una bimba di 6 anni intrappolata, ma Calò ovviamente non gliene frega nulla. E io come faccio? Esatto, la pancia di Calò è un tappeto elastico. Una panzata di Calò ti può mandare in cielo. Ma continua il momento meraviglioso, perché ora Calò con la lettera prosegue. Non è ancora arrivata la barca. Soldati, giro di ispezione terminato. Tutto regolare.
Ma io ti conosco, sei Calò, il capobanda dei delinquenti. Chi è, ah? Ah, sei tu. Comandante, è un delinquente, allora apprestiamoci ad arrestarlo. No, a questo villano gli devo un favore. Voi continuate l'ispezione. Signor sì. Steiner, bravo, eh? Stiamo migliorando. Mi sembra un po' più sveglio del solito, ah? Fai silenzio. Sei un delinquente e questo non è luogo per quelli come te. Picciotto, un mio uomo ti salva il regno e tu mi tratti così, eh? Non è una condotta meritevole per un cavaliere d'alto rango, eh? Parli di Gidan? È vero, ha protetto il regno e la principessa Garnet. Gliene sono davvero grato. Ma i delinquenti rimangono delinquenti. E io non vi permetterò di restare nel castello. Quanta gratitudine. Comunque non rimarrò qui ancora per molto, eh? A proposito di Gidan, non l'ho visto in giro. Sai dov'è? È sparito da quando è successo il fattaccio. Perché non lo imiti? Brutto ammasso di ruggine, ah! Lettera persa. Bah, sono stufo di questo posto altolocato. Ecco la barca. Ah, il momento giusto. La lettera calò. Lettera di Eiko. Sul gradino. Al borgo, picciotto. Picciotta. Però vabbè. Lettera persa. Povera Eiko. Steiner se ne va. Ma qualcuno ha visto che c'era qua Steiner. Beatrix. E guardate adesso. Sentivo un vocione. Infatti era Steiner. Puff. Sempre a gridare, Steiner. Una lettera. Proprio ora che la principessa ha bisogno di me non riesco a starle vicino. Sono addolorata. È un dolore che non avevo sentito prima d'ora. Steiner ha perso qualcosa. Non l'ha persa, Steiner, Beatrix. Cosa c'è scritto? Aia. Quando la luna, medaglia preziosa, in cielo alta sta, il mio cuore innamorato, qui al porto, t'aspetterà. Bravo, Totto. Che vuol dire? È forse una lettera... una lettera d'amore da parte di Steiner? Beatrix. È nato forse un nuovo amore, grazie a Eiko e a Totto, ma soprattutto grazie a Calò, che si è perso la lettera. Gidan, Madonna, Daga. Sarà poi così comodo questo trono? No, non l'accetto. No, no e no. Senza Daga i miei giorni sono vuoti. Il suo sorriso, la sua voce, è per me una dolce poesia. Mamma mia, oggi tutti poeti, Gidan. È una musica che mi fa volare alto nel cielo come una rondine. Ma io però... tu puoi svolar. Gidan, anche tu puoi svolar. C'ha ragione, Gidan. Amico, non posso vederti ridotto così per una donna. Neanch'io. Smettetela, voi non capite. Ui! Baciamo le mani, picciotto. Che fine hai fatto, ah? Boss, ti prego, fammi tornare nei Tantarus. Andiamo a rubare i tesori insieme, come ai vecchi tempi. Tesori, ah? Ci sono pochi tesori al mondo, picciotto. Però... se hai deciso che ne vuoi uno, non arrenderti fino a quando non ce l'hai nelle tue mani, ah? È la regola numero uno dei Tantarus. Chi non la rispetta non è degno di esserlo. Intesi, picciotto? Gin ti sta cercando di dire una cosa, Calò. Non riesci a catturare il tuo passerotto e vuoi essere un membro della banda, ah? Boss! Vivi. Gidan, voglio vedere la signorina. Calimero qui ha capito prima di te, ah? Calimero. Ma cosa? Vabbè. Calimero. Dai, andiamo. Calimero dice. Quasi quasi lo rinomino Calimero, Vivi, in una delle... ok.
Andiamo al castello a fare le congratulazioni alla nuova regina. Calimero. Marghi. Ma ognuno fa ciò che vuole nella vita. Va bene, un po'. Davvero interessante. Ok, ancora lui che si vanta. Vabbè, qua dicono più o meno le stesse cose, eh. Va bene. Mi sono scordato. Ah, certo. C'era una lettera da consegnare a Gidan. Calò veramente un deficiente. Ho dimenticato di dare la lettera a Gidana. Me la sono persa. Ma sì, magari c'era scritto, non lo so, il segreto dell'universo, no? Importantissimo. Ah, ok, vabbè, trombettiere, vai, trombetta. Proseguiamo, proseguiamo, che non c'è molto da fare. Se non un piccolo minigioco che ora andiamo a provare. Che ha solo soldi in premio, ma tanto vale provare a farlo. Al posto della Runthuth, gli diamo l'Angel Bless che ci dà Re Furtiva. E vediamo se lui ha qualcosa di interessante. Oh, Akimaki, che almeno ci dà qualcosa in più. Al posto della cintura nera. Abbiamo una da 95, sempre reflex, ce ne frega davvero poco. Luna piena, vabbè, per andare in trance più spesso. No, tu non avevi più niente da prendere, forse qualcosa qua? No, va bene. Ecco il minigioco all'officina, uno dei minigiochi che molti si perdono, perché pensano di aver già esplorato tutto con Daga prima, cioè con Vivi. Dai, Gidan! Ti facciamo un giochino carino, carino. Intanto dacci 50 G. Paghiamo. Come funziona? È il gioco delle tre carte. Io sono Piddu. Credo ci chiederà. Dov'è Piddu? Allora, questo. Chi è Piddu? Quello a sinistra. Allora. Indovinato hai. Ora andranno sempre più veloci e ci chiederanno sempre più soldi. 100 guili in questo caso. Anzi, 150, perché 100 li abbiamo vinti. Ora si può arrivare fino a 32.000. Però non è necessario che lo facciamo stasera. Cioè, non ci interessa in realtà. Non è un minigioco che dà un premio speciale per essere completato. È semplicemente così, un giochino per perdere un po' di tempo. Sei tu, Piddu. Poi andrà talmente veloce l'ultimo livello che uno dei trucchi, ad esempio, usati su console era quello di aprire il cassettino della console in modo che il disco faticasse a essere letto, richiudendolo poi subito. Io sono Poddu. Così loro andavano al rallentatore perché gli FPS impazzivano. Però, ripeto, non ci interessa fare soldi, diventiamo un po' ricchi. Anche perché l'ultimo livello è quasi impossibile. Nell'ultimo vanno talmente veloci. Che guil. Sì, poi guardate che per. Cioè, quanto poco veramente. Poddu. Fare degli scontri casuali. Però ce la si fa, eh. Nella mia partita su PlayStation 4, senza abbassare gli FPS, senza trucchi. Tra tutti i minigiochi, questo era l'unico che sono riuscito a fare più di una volta. Proviamoci, magari ci arriviamo alla fine, eh. Vediamo. Pudu. Pudu che per me resterà per sempre il pugile interpretato da Claudio Bisio a Medire Gol con Diego Abatantuono che gli faceva da. Cacchio. Mi sono perso la parte finale? Ah, ok. Che gli faceva da manager. Ma sì, 2004. Questo forse è l'ultimo livello. Attenzione, concentrazione massima.
Credo quello centrale. Se il mio occhio di falco. Yes! Allora forse è il prossimo, quello ultimo. 4.008! Stiamo spendendo un po' tanto, eh. Oddu. Comunque ricordatevi che tra poco arriverà un momento in cui potremo guadagnare un sacco di soldi, quindi... Sempre al centro, signor Poddu. Indovinato hai. 9.600, ok? Era questo il finale, mi pare. 9.000 guil, minchia. Ora li perdo tutti. Ok. Sempre quello al centro, credo, ragazzi. Lo sapete? Yes! 12.800 guil. Riproviamo con 19.000 guil. No, ragazzi, io non voglio farlo. Giochiamo un'altra volta. Abbiamo guadagnato fin troppo. Eravamo arrivati al limite. Andiamo al teatrino. Giretto al teatrino, ma anche da Steelskin. Bisogna sempre controllare. I preparativi per l'incoronazione mi tengono occupato. Bigliettaio, eh? Neanche un biglietto è regalato al povero Vivi. A parte che forse non li stampa lui, quindi... Mi chiamo Ashuri. Dirigo il teatro con Carmen. Piacere di conoscerti. Piacere mio, padrone Ashuri. Rubiamo un po' di... Oh, altri guil. Carmen è incazzata, ragazzi. Qua avete combinato qualcosa? Meglio sospendere lo spettacolo. È una brava ragazza, ma quando le prendono i 5 minuti? Perché mi dici i segreti di Carmen? Dun dun dun. Oh, Carmen è avvelenata come un'aspide. E qua non gli passa più. Colpa di Blanc. Colpa mia? Ma le passerà? È meglio non avvicinarsi a Carmen. Va bene, ok. L'abbiamo già fatto prima di essere avvisati. Però un po' di guil ce li siamo portati a casa. Saluto veloce ai moguri. E poi andiamo a castello. To the castle. Allora, vediamo se anche lui ci chiede della moglie di Cid. No. Ok, ci dice solo che è incazzata come una iena. Moguri, avete qualcosa per noi? Steelskin sarà partito? Sì, è andato, ragazzi. Tu magari hai qualcosa da darci. Steelskin è partito di nuovo. Mi ha lasciato una lettera. Mamma mia, ragazzi, quando bisogna... Caro Cupò, Alexandria è una città molto carina, ma per me è fin troppo tranquilla. Il mio spirito d'avventura non riesce a placarsi, perciò ho deciso di ripartire. Spero di rivederti presto. Chissà se mi riscriverà. Chissà dove è andato stavolta. Niente lettere. Qui abbiamo raccolto tutto. Credo non ci sia niente neanche sulle scale. Steelskin è partito per un voyage. Tum 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 tum. Va bene, andiamo a riprenderci Garnet, così ci è stato detto. Ah, vi segnalo che con Gidan da solo si può uscire dalla città e nel mappamondo fare un po' di incontri per allenarsi. Quindi se dovesse servirvi potete farlo, ma non ve lo consiglio adesso come adesso. Tanto tra un po' potremo tornare nel mappamondo, avremo accesso a soldi, allenamenti, di tutto. Oh, chi è tornato? Se Gidan è da Alexandria, poteva almeno venire a salutarla. Ma è incazzato, Freya. Guardali. I due simpaticoni del gruppo. Perché mi guardi? Cosa diavolo vuoi? Chi ti guarda? Pulisciti la bocca quando parli con me. Cerchi chi te le suoni? L'hai trovato. Chiedimi scusa e ti perdono. Taci. Ah, meno male le Shogun. Non è questo il luogo per combattere. Fermi. Accidenti, l'aria è pesante. Ehi, Gidan.
Sono felice di vederti. Ora però sono impegnata. È tua amica questa presuntuosa? Allora diglielo tu chi sono io. Dai, non fare così. L'hai presa in una giornataccia. Loro sono due miei amici. Gideon che fa da garante. Scusateli, per favore. Non preoccuparti. Garnet ha dato disposizioni per un trattamento speciale per te, Vivi e Freya. Daga. Grazie. Freya, ora calmati e togli quel muso lungo. Con chi sono arrabbiata io? Sei tu, Gideon. Una tua coetanea sta per salire al trono e sta per assumersi una grossa responsabilità. E tu che fai? Hai raccolto informazioni su Kuja? Allora, rispondi. Ecco. Sì, un po'. Non basta per tutti i demoni. Fu Kuja a ordinare di togliere gli spiriti dell'invocazione a Daga. E fu Kuja che, usando quegli stessi spiriti, uccise Brane. Ti rendi conto che Daga è in pericolo? E che cazzo, Gidan? Questo lo so. Ma cosa posso fare io? Non sono capace neanche di darle conforto. Come potrei mai difenderla? E poi una regina, interi eserciti ai suoi piedi. Non ha certo bisogno di me. Grande, arriva il saggio, Calimero. Senti, Gidan, secondo me la signorina Daga vuole vederti. Andiamo a trovarla. Va bene, fra poco uscirà dal castello. Gidan, non scapperai mica. Tanto ti inseguirei fino all'altro capo del mondo. Fai come vuoi. L'incoronazione. L'incoronazione è alle porte. Vediamo Gidan come la prenderà. Ed ecco che abbiamo finalmente. Allora, vabbè, il modorato. È ritornata la nostra draghiera. Gli mettiamo un bel corsaletto. Che ha da apprendere il mondo di cose. Lei sarà una di quelle che dovrà fare un po' di visite agli spiritelli. Ok. Abbiamo il buon Amarant che già era pronto. Vai. Abilità, diamogli un po' di abilità interessanti. Tipo ad esempio. No, beh, lei era già a posto. Lui potremmo dargli. Intanto che ci siamo. Esorcista, poi capirete perché. Lui a posto. Lei ad esempio potrebbe non voler uccidere più degli insetti. E prendersi un bel MP 10% up. Ok. Pronti? Prendiamo la barchetta. Vai al castello? Sì. Prossima meta. L'incoronazione a regina di Garnet. Chissà. Chissà.